dispiace l'assenza del governo della città di Piombino sui temi che la riguardano. A strappare il memorandum Piombino, e sono stato io, a gestire il memorandum Piombino, che significa bonifiche, strada, impianti di energie rinnovabili, e finora me ne sono occupato solo io, e questo invece pensa a fare ricorsi al TAR, ma se pensa a fare l'avvocato, che era la sua professione, insomma, forse tutto questo non va negli interessi della città che amministra. Dopo l'annuncio del conferimento dell'incarico per presentare ricorso al TAR da parte dell'amministrazione comunale di Piombino, il presidente della regione toscana, Eugenio Giani, va all'attacco del sindaco Francesco Ferrari in merito alla questione rigassificatore. Giani si intesta la battaglia per il pacchetto di opere di compensazione di cui Piombino godrà per ospitare la nave impianto nel porto per 3 anni dalla prossima primavera, e punta il dito contro l'assenza di Ferrari al tavolo della trattativa e contro l'estremo tentativo di bloccare l'operazione. Su questo fronte il primo cittadino piombinese incassa invece l'appoggio del suo partito Fratelli d'Italia in regione. Ferrari è sempre stato coerente nel dire faccio ricorso e vado fino in fondo nella mia battaglia, e io non mi sono meravigliato che poi sia andato davvero fino in fondo. Quindi mi auguro, anzi io mi auguro che il ricorso lo vinca. Allo stesso tempo però anche Fratelli d'Italia sottolinea la necessità delle navi rigassificatrici per il nostro paese, e così mentre Giani ritiene ragionevoli le affermazioni del ministro dell'Ambiente sulla collocazione della Golar Tundra a Piombino, gli alleati di governo di Pichetto Fratin provano a rimettere in discussione una scelta che appare già presa. Che i rigassificatori siano strutture determinanti lo diciamo tutti, che vada fatto per forza a Piombino non so se è una posizione del ministro Pichetto Fratin, se l'ha detto, se è convinto che sia solo quella la soluzione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri in campagna elettorale ha detto che prima di andare su quella soluzione ne saranno vagliate altre. Sono abituato a rispettare le gerarchie di partito, primo ministro batte ministro dell'Ambiente.